Ed eccoci in live, ragazzi, ben trovati su Crystal Cross Gaming, il canale Twitch, con un nuovo appuntamento con i nostri talk serali. L'appuntamento che, salvo imprevisti, come purtroppo è capitato in questa settimana per ragioni che vi ho già spiegato, va in onda, per così dire, dal lunedì al venerdì, in cui parliamo di attualità videoludica di vario tipo. Facciamo tante attività che ultimamente si stanno moltiplicando e oggi ne abbiamo una diversa, per così dire, di cui vi ho fatto una piccola anticipazione proprio nella scorsa puntata. Scusate. E a volte facciamo una reaction a un documentario, a volte parliamo di argomenti in particolare, a volte c'è un vlog, a volte ci sono altre cose. Ok? Beh, questa sera, ragazzi, ho deciso di fare la prima e vera e propria serata Lego del canale. Vediamo un po' come va. È un esperimento anche questo e spero che sia bello. Spero che vi divertiate, ragazzi, e ovviamente però un po' di chiacchiere, no? Che continueranno anche durante la serata Lego, per carità, quindi sarà una serata di chiacchiere, ma in tutto ciò vedremo di fare qualcosa di diverso. Di nuovo, è ancora tutto sperimentale, vediamo come procede. Siamo in live in questo momento su Twitch, su TikTok e su YouTube in formato vertical nel feed degli shorts, e quindi un saluto a tutti, ragazzi. Ciao Motenay, buonasera a tutti, soprattutto a Chris e Lord Mars. Oh, oggi proprio immediatamente dall'inizio, perfetto, io direi che ci siamo. Benissimo così. Ciao Sanciro, c'è il Caglia, Tommy Esaurito, Robby, Mario, ben trovato, Dainon, ciao. Ben trovati a tutti, ragazzi, ben trovati. Oggi pensavo forse fosse lunedì, sono scemo. Capita anche a me di confondere i giorni. Decisamente. Ciao Luigi, ciao Gennaro, ciao Filippo. Ben trovati a tutti, ragazzi. Ben trovati. Ora, fatemi controllare se va tutto liscio su TikTok. Pare di sì. Ok, sì. Siamo in live e tutto quanto dovrebbe filare liscio. Ciao Calaca, ciao, benvenuto. Qual è l'Assassin's Creed migliore? Sono la persona sbagliata a cui chiederlo perché ho giocato soltanto un po' a svariati Assassin's Creed del passato. L'unico che ho finito è stato Valhalla. Quindi ho decisamente pochi riferimenti al riguardo. Però siccome si vocifera che arriveranno dei remake, ho come l'impressione che gli Assassin's Creed del passato finirò per recuperarli. Diciamo così. Mario, grazie mille della sub con Prime. Grazie. Era d'obbligo. No, non è vero. È anzi una cosa di cui ti ringrazio molto e ringrazio tutti quelli che mi stanno supportando, ragazzi. Sono 89 abbonati, mi piacerebbe tanto che si arrivasse a 100, ragazzi, ve lo dico proprio sinceramente, però vabbè, se avete il Prime, ok? Per il resto, vedete voi. Già questi chiedete di nuovo, Star Wars Outlaws è un open world? Sì, cioè lo è, e l'abbiamo visto già abbastanza. Ormai Ubisoft ha detto parecchie cose di Star Wars Outlaws, il motivo per cui è effettivamente un gioco che è in perfetto stile Ubisoft e sembra avere parecchio da offrire. I pianeti sono grandi, non sembra essere mostruosamente grande come Valhalla, ma un pochettino più piccolo, e secondo me potrebbe essere potenzialmente un vantaggio questo qua. Ciao Filippo, yes, serata Lego, confermo. Zenny Stone, grazie mille della sub con Prime, grazie di cuore. Il Prime non ho molte remore a chiedervelo, ragazzi, se ce l'avete, se avete la possibilità, il supporto è davvero utile, specie in questo momento. E se tutto fila liscio, ragazzi, fra meno di una settimana forse riesco a comprare l'ultima cam che mi manca per fare il setup completo. Tra parentesi, il braccetto che avevo messo di là, oggi ho cambiato un po' la configurazione della cam. Infatti questa qui è orientata in maniera, è molto simile a come l'ho sempre portata, ma è leggermente spostata. Non so se qualcuno può aver notato vagamente la differenza, perché ho messo il supporto a cui ho attaccato un altro braccetto, perché questo mi porta ad avere la cam qui quando sarà il momento, ok? Per la pittura, e sarà un qualcosa di molto utile, ok? Domanda fuori contesto, ma hai giocato Crysis 1, 2, 3? Sì, a voglia. O meglio, il primo sì, ma era l'epoca in cui c'era ancora... Ho vissuto l'epoca del... Ma ci gira Crysis? Lato PC. Sì, io l'ho vissuta quell'epoca lì. Posso fare domanda off topic? Sai prendere Series X o il Digital a dicembre? In attesa senso prendo la Series S poi da dare dentro per la Series X? Intanto almeno mi gioco il Game Pass. Guarda, onestamente...
Dipende dalle tue esigenze, nel senso, ti potessi pure tenere la Series S. Se non ti disturba giocare a giochi a risoluzione inferiore, a frame rate inferiore, e non te ne frega particolarmente, la Series S te la puoi pure tenere senza problemi. In tutto questo, ragazzi, scusate. Dove cazzo? Mi sembrava di averla presa. L'ho presa la catenina, però non me la sono messa, perché sono un cretino. Va bene. La cattiva influencer, ciao. Benvenuta. Ciao Vicky. Sei con me prima che mi immergo in lavoro per preparare le medicine per domani per gli anziani. Va bene, allora ti sarà utile per staccare un po'. Ti facciamo compagnia come sempre. Ciao Moni. Penso che io Valhalla l'ho droppato. Guarda, io sono arrivato alla fine veramente con i gomiti. Il videogioco a cui sono più legato? Guarda, fino a un po' di tempo fa t'avrei dovuto dire World of Warcraft, perché ci ho giocato per più di un decennio, anche se in maniera saltuaria e non particolarmente hardcore, ok? Però adesso, non so a quale gioco sono davvero più legato. Però mi sento di nominare Max Payne perché stanno facendo il remake e davvero non vedo l'ora di vedere che cosa è scappato fuori. Sembra più lontano, in effetti. Sì, ma di poco, cioè la variazione è veramente di tipo di quattro dita. Questa cam che vedete qui, adesso, questa qui, no? La prima, quella che vedete adesso in questo momento che mi sta inquadrando, è leggermente cambiata perché ho spostato il supporto da un angolo in cui era, l'ho spostato un po' più in qua, per poterci mettere un altro braccetto che sarà quello su cui verrà montata la cam quando ce l'avrò. Sì, Valhalla è veramente molto lungo, sì, troppo, secondo me, davvero troppo, secondo me, sì. Sapendo usata, trovi anche a 150 la Series S, poi la rivendi. Se è così, lo puoi pure fare, nel senso, se la trovi usata a 150, poi a quel prezzo la rivendi, perciò... in quel caso, sì. Dico che se le nuove console supportano anche TV Full HD, eventualmente, sì, ha voglia. Certo che sì. Io infatti le sto usando ancora in Full HD, tipo la PS5. Naoto, ciao. Chissà, per te The Alters promette bene. Ho provato la demo. Molto carino. Molto carino. È un po' peculiare, eh? Qual è la storia di sta catenina? In quale impresa incredibile l'hai ottenuta? Allora, questa dici? Questa? Ah, questa è una storia fantastica. Un giorno sono partito per un viaggio all'insegna dell'esperienza, della riflessione e della ricerca di me stesso. Mi sono spostato da dove sono adesso a una postazione più o meno a distanze veramente incredibili, cioè un paio di metri. Ho aperto un portale magico di nome Amazon e all'interno di questo portale magico si è trovato questo tempio in cui sono riuscito a trovare questo incredibile cimelio che mi è costato molto, purtroppo, addirittura tipo 6 euro. E la cosa bella è che una volta premuti un paio di pulsanti e avendo pagato questi 6 euro, poi si è teletrasportata a casa un omino, un corriere degli dei, me l'ha portata. Ecco, la storia della catenella. Sì. Sì. Mano Drunk, ciao. Buonasera, buonasera. Andrea Fergem, buonasera. Ben trovati, ragazzi. Assomiglia un po' a Deliver Us the Moon? Non proprio. Non proprio. È una via di mezzo tra un gestionale e un survival. Farne il remake di Max Payne, ho capito bene? Sì? No, no, è confermato. Assolutamente. Ci sta lavorando Remedy. Assolutamente confermato in via ufficiale. È diventato Doctor Strange, sì. Sì, c'è una nuova cam che in realtà è il mio telefono. E si insegnami la magia. Guarda, digita i tasti, diciamo, la formula magica su questa tavoletta degli dei, che si chiama tastiera. Digiti www.amazon.it e si apre questo portale fatato. Una lore migliore dei Souls. più che altro io sono diventato Doctor Strange, assolutamente sì. Eli Pandoro 87, buonasera. Buonasera. Si nota l'inquadratura è più ampia, di poco, ma si nota. Sì, ma è veramente poco la cosa, sì, sì. E il zio Lucas Ventapassere, ciao. Sei appassionato di collezionismo a tema videoludico? No, quello non mi ha mai interessato più di tanto, devo dire. Non sono mai stato tipo da collezionismo. Certo, sono uno di quelli che, vabbè, se gli capita gli oggetti a tema videoludico li prendo volentieri, però
però non sono un gran collezionista per niente. Un Tetris, anzi un Tetris. Hai presente quella sensazione tra il cringe e la lusinga? Io mi trovo esattamente in questa posizione, grazie a quello che ho appena letto. Grazie ragazzi, so di poter contare sulla community. Grazie, mi sento un uomo diverso adesso. Non necessariamente migliore di quanto lo ero prima. Sì. Che storia, che bellissima storia, vero? Sì, sì. Era cringissima, dillo pure. No, è a metà. È a metà, assolutamente. Indico, non è colpa mia, ho perso una scommessa. Ho paura a chiederti qual era quello normale. Ok, Quas2, ciao, buonasera. Quella lato non è più in bianco e nero. Sì, ho trovato una loot carina e ho messo a posto un po' i colori. Siccome questa, tanto, allora, usando anche il telefono, mi sono detto che cazzo ci provo a fare ormai, a fare tutto uguale. È impossibile, no? Perché c'ho una cam che è la Sony A5100 di qua, un'altra cam che è un'altra Sony A5100 di qua, però questa è un action cam de me e questo è il telefono, quindi ormai ho perso la possibilità di fare tutto uguale. un giorno avrò tipo 8 Sony A5100 e sarà il momento in cui avrò il setup completo. Days Gone 2, prima o poi Sony si rassegnerà a farlo, più passa il tempo più molti lo vogliono. Secondo me no, ragazzi. Purtroppo pare sia definitivo l'abbandono del franchise di Days Gone da parte di Sony. Rozzini, ciao. Però che la catena l'avevo tenuta sconfiggendo un mega boss. No. Portali magici e corrieri degli dei. Noi diamo sempre grandi soddisfazioni. Lo so, assolutamente. Sei il Matador e Xanderg, grazie mille del follow, benvenuti. Vincent75, buonasera. Ecco, mi sembrava le inquadrature fossero più colorate perché non c'è più quella bianco e nero. Sì, infatti. No, quella bianco e nero prima la tenevo così perché era l'unica che stonava rispetto al resto. Adesso ce n'è una in più ancora, quindi... Però, entro la fine del mese dovrei riuscire a procurarmi anche la terza Sony Alpha 5100... Quindi bene così. Bello lo studio, grazie mille. Quando abbandona l'IP perché non le rimettono in vendita per terzi studi? Perché provate a ragionare su questo, ragazzi. Voi possedete una cosa, una proprietà intellettuale, no? Non la usate né pensate di usarla. Venderla significa privarvene per sempre. E se un giorno invece vi torna utile? E se un giorno magari la potete vendere a un prezzo più alto? E se un giorno decidete di riutilizzarla per un'altra cosa? E se un giorno decidete di fare uno spin-off o qualcosa che non avete considerato prima? Le proprietà intellettuali non si cedono, o se lo si fa, lo si fa a prezzo molto alto. Questo è il motivo per cui i franchise rimangono nei cassetti la maggior parte delle volte. Ti seguo da molto, ho commentato molte volte, il mio nick normale è Luca il figlio di Naruto. Ah, ok. Molto meglio rispetto a El zio Lucas Ventrapassere. Noto una differenza che è praticamente tra il Louvre e il camioncino degli hot dog. Mi piacciono queste analogie? Mi nascono dal cuore. Lo sapete? Senti, che cazzo di cuore ti ritrovi? Bella domanda. Forse non volete saperlo. Questa è una di quelle cose che... Vabbè, andiamo avanti, va. Remake a costo pieno, cof cof. Sì, ha voglia. No, Max Payne sarà sicuro un remake a prezzo pieno, assolutamente. Quanti schermi hai? 2. Questo è un portatile a parte. Che tra l'altro in questo preciso momento non sto usando perché non uso più un servizio che prima usavo. Adesso è rimasto qui, però gli ci troverò un'altra funzionalità. Il motivo per quale colleziono console da quando avevo 7 anni. Ah vabbè, quello in effetti si fa. Molti lo fanno. Ho un amico che ha la stanza dei giochi, diciamo così, con qualcosa come 12 console. Fabio Baffi, ciao. Cosa pensi di COD? Che gioco sempre solo la campagna, perché il competitivo PvP non fa per me.
Modern Warfare 3, ecco, in quel caso mi sono quasi pentito di aver giocato la campagna, perché, santi Dio, oltre a essere brevissima e un po' discutibile in alcuni punti, è pure mozzata, proprio troncata con l'accetta la storia, è veramente una cosa tremenda. Finirà che faranno un pan World Days Gone, ma secondo me neanche, ragazzi. Purtroppo Days Gone non è un franchise che ha tirato talmente tanto da dire oh mio Dio, prima o poi lo recupereranno per forza. Purtroppo è la realtà. Toti, buonasera. Se non saremmo cricetini. Oh, che tenerezza. Sono travolto da uno tsunami di tenerezza. Grazie, ragazzi. Ciao, Nick. Si potrebbe proporre solo una versione live service di Days Gone, chissà. Oh, aspetta. No, in realtà c'era un rumor per un film. Però mi sa che non è... Non so se è stato confermato. Giochi con la PS5? Yes. Mi hai pensato di aprire un negozio? No. Non al momento, anche perché ho visto fin troppe persone, amici, diciamo conoscenti vari, aprire negozi di varia natura e fallire in maniera miserabile con un sacco di debiti, un casino davvero. Staryuve, grazie mille del follow, benvenuto. Sei riuscito a trovare una nuova camera? Guarda, lascia perdere, ho rosicato tantissimo. Ne avevo trovata una a un prezzo veramente ottimo su eBay, era un'asta, ho fissato il prezzo, mi hanno battuto per 4 euro. Vaffanculo, avevo pure fissato un prezzo che pensavo fosse sicuro, tra virgolette, per accaparrarmela, e invece no. Provato il gioco che hai aperto ieri? Yes, è uscito il proviamolo proprio oggi, sul secondo canale YouTube lo trovi. Carino, molto stile vecchio gioco giapponese anni 90. JRPG con vena action, e infatti la vostra descrizione era perfetta. Sembra davvero di due generazioni fa, però è contestuale, nel senso sembra davvero tutto il gioco di due generazioni fa. Funziona bene. È stata anche una petizione con parecchie firme per Days Gone 2, ma niente. Non penso che funzioni più di tanto così, purtroppo. Multigiocatore, specialmente le ranked, è pieno di cheater. Sì, un'altra delle cose che non mi appassiona molto. Domanda, vedo tanti youtuber giocare a giochi PS2 oggi, come mizzica le collegano ai monitor di oggi che non hanno né VGA né SCART? Ci sono gli adattatori, costano anche un cavolo. Certo, non tutti sono buonissimi, però ci sono, a voglia. No, le potrei attaccare anch'io, se le avessi. Vabbè, comunque ti meriti di più, continua così. Grazie mille, ragazzi. Vi ringrazio quando mi dite questo, che mi merito di più. Io però, sapete come la penso, no? Che io ho quello che mi merito, e per ottenere di più devo fare di più e meglio. Alec, grazie mille della sub in regalo. A Monkey 3 Head, oltretutto. grazie di cuore del supporto, ragazzi. No, vedo, oh, oltretutto, superati i 90 abbonati. Grazie, grazie davvero, ragazzi. Wow, Alec, così debotto? 5 abbonamenti in regalo. Grazie, grazie, grazie di cuore, grazie del supporto. Yeah, fontanella di Chris. Mega fontanella. Grazie, grazie, grazie. No, grazie di cuore davvero. Il tuo preferito PS5? Ah, bella domanda. Sai che non lo so, ci devo pensare. Meritatissimi, addirittura. Grazie, grazie davvero. Matix, buonasera. Bastis, buonasera. Di che si parla? Chiacchiere easy per adesso, ma è la serata, è la prima vera serata Lego del canale. Ci proviamo, vediamo come va. Secondo me dovevo fare la campagna come un DLC standalone in code, così chi vuole giocare solo la campagna paga effettivamente solo quel servizio. Se solo però si potesse comprare solo la campagna, lo farei. Però temo che non sarebbe così. Penso che farebbero il gioco comunque a quel prezzo e la campagna costa tipo 9 euro in più. PS5 ha malato Spider-Man 2. Guarda, no, forse per adesso allora ti devo dire Horizon Forbidden West. Horizon Forbidden West è un gioco che mi è piaciuto veramente tantissimo. Chris Cavalli prende un hot dog al camioncino davanti al Louvre, si vede che ha fame. Prendo una ricetta sudcoreana. Non mi fate venire fame, ragazzi, dai, che è uno... Oltretutto, a partire da oggi, sto cercando di rifare in maniera rigida il digiuno intermittente, perché... chissà se mi ritorna qualche beneficio, considerando che ho dormito piuttosto male gli scorsi giorni. Questa notte troppo, però sono un po' in allarme, quindi sto ristabilendo rimedi che hanno funzionato almeno in parte.
per controbilanciare, diciamo. Tuo artista preferito, artista però in che ambito? Musicale? Letterario? Cinematografico? Diciamo, pittore? Può essere veramente un sacco di roba. Non ho ancora giocato, è Horizon Forbidden West, a mio parere vale tantissimo, sì. Quante console hai? Due, sostanzialmente, che sono... No, non è vero, tre. C'ho ancora l'Xbox One. C'ho la PS5 e la Switch. Quanto riguarda i Persona, li hai mai giocati? Guarda, l'ho provati, ma non fanno tanto per me. Quel tipo di JRPG a turni dopo un po' mi annoia, anche se ammetto che sono fatti veramente bene. Tarei tutta... Qua tutta la sera, purtroppo devo scappare, da poco parto per il mare. Ciao, che ha perso. Oh, bene, buone vacanze allora. Sia cinematografico che musicale. Cinematografico, ragazzi, ho dei gusti terribili in fatto di cinema e conosco ben poco. Sono un grande fan dei film d'azione degli anni 90. È la mia decade preferita dei film. Jurassic Park, Independence Day, Stargate e Terminator 2, tipo, eccetera, eccetera. Nico, grazie mille trasmissioni consecutive. Ciao, benvenuto. Poi musicali invece, troppi ce ne sarebbero. Non ho la mia band preferita, però io sono cresciuto con, come potrai vedere dal mio abbigliamento, tipicamente jazz e neomelodico. E anche rap old school, proprio di Detroit, fine anni 80, primi 90. No, vabbè, sono cresciuto con Iron Maiden, Metallica e poi sono andato verso generi più estremi, ho avuto il mio periodo epic, tutti i metallari della mia generazione credo che abbiano avuto il periodo epic, non ne ho conosciuto neanche uno che non ce l'abbia avuto. Bel Fast and Furious. Vabbè, anche quello è uno di quelli che si guarda proprio per ridere. Io vivo neanche 100 metri dal mare, anche io sono vicinissimo al mare e non ci vado mai. Lo so che adesso molti mi odieranno per questo, ma... detesto abbastanza il mare. Nerozzini, buona serata e grazie. Beh, comunque, per quanto riguarda la cam, quella l'ho persa come asta eBay, però ne ho trovata un'altra a prezzo pieno che è un po' più alto, però vabbè, adesso prossimo pagamento di Twitch o di YouTube e dovrei arrivarci, diciamo così. Purtroppo, ragazzi, sto guadagnando poco, lo stop non mi ha certo aiutato, le spese sono quelle, devo stare sempre molto attento, ma un po' per volta adesso riesco forse a fare lo sforzo. Il gioco delle tartarughe ninja è una droga, devi dosarlo per non fare le vesciche sotto i polpastrelli. Vabbè, sì, anche a me i beat'em up piacciono un sacco. Meglio montagna, no? Sì, tendenzialmente sì, ma sono un tipo molto casalingo. Ero Maiden Love, sì, lo so. Certo, gli ultimi dischi mi hanno fatto veramente cagare quello che ho sentito negli ultimi anni, però, vabbè. Mr. Torture, esatto. Dragon Ball Edit, buonasera. Delfige Gemer. Ciao Santonino, ma giochi a Valorant? No, l'ho soltanto provato tanto tempo fa, giusto per dire di averlo fatto. La gente si lamenta un po' troppo per l'ultimo Assassin's Creed, ora persino se c'è una mosca viola la gente si lamenterebbe. Le lamentele non valgono assolutamente nulla se non vengono seguite da un comportamento economico. Se il prossimo Assassin's Creed sarà un flop commerciale di una certa entità, allora le lamentele saranno concrete e c'è qualcosa che va rivisto nella saga di Assassin's Creed. Se le lamentele arrivano e poi è record di vendita, vuol dire che le lamentele non hanno alcun senso né peso. E questa è una regola che va seguita praticamente per tutto. Ed è il modo per mettere a tacere qualsiasi tipo di discussione, perché puoi sempre tornare sul dato essenziale del ha venduto un cazzo di casino di Cristo. Detta proprio così, me l'ha insegnata Oxford questa. Quindi, sì, vale sempre questo. E se hai qualche lavoro, oltre streamer, YouTube, cioè, sono sempre un tecnico del suono. Però, diciamo che lavoro ogni tanto con quello che capita. Complimenti per la postazione, anche se si vede poco, tanta roba. Grazie mille. Se capiti, se fai un salto su Twitch, lo vedi a 16 noni. Mr. Torture, vediamo se sai da dove arriva il mio nick. Oddio, al momento non mi sovviene. Oddio. Devo andare a studiare a Oxford. Tanta gente ha studiato a Oxford senza neanche saperlo. Provato First Descendant? Sì, durante la beta. Mi è sembrato carino, ma di nuovo, ragazzi, il PvP competitivo non fa tanto per me.
o anche il PvE, voglio dire, quel tipo di cose non mi entusiasmano più di tanto. Finito ieri Stellar Blade, secondo te con quale finale, con quel finale aperto un seguito è telefonato? Non credo che sia telefonato, ma si sono lasciati la possibilità, secondo me, ecco, diciamo così. Buonasera Crissone, sei l'ormone. Grazie. Perfetto. Danik, grazie mille del follow, benvenuto. Quando torneranno le live horror coagne? Ragazzi, sulle live horror mo vediamo, sto anche facendo un ragionamento. Io spero che in futuro torneranno, però al momento sto lavorando un po' di cose e sto sperimentando, d'accordo? Oltretutto Agne d'estate è impegnatissima e quindi commissione di cose, mo vediamo. C'è anche la possibilità che ricominceremo tipo a settembre. Può darsi. Ogni tanto facciamo serata quiz? Sì. Sì, l'ormone è nuova. È vero, è nuova, sì. Sai dove ti ho conosciuto io? Video reaction della canzone sul balivo di QDSS. L'avevo ascoltata 30 volte. Sì, un po' di persone mi hanno conosciuto in quel momento lì. Il canale però aveva all'epoca meno di 1500 iscritti. Quando ho fatto quella canzone. Ah, hello, Halloween, Mr. Torture. Ah, gli Halloween non li conosco un granché perché non li ho mai amati. Giusto un po' di canzoni, ma niente di che. Joy Boy, ciao, buonasera, buonasera. La domanda può essere off topic, vorrei diventare un compositore, riuscirete a darmi qualche consiglio? Sì, devi conoscere benissimo la musica, ascolta il più possibile, componi il più possibile, suona il più possibile, immagina il più possibile e usa le basi di composizione prima sul pianoforte, barra tastiera, poi su DAW, cioè su Digital Audio Workstation, su Logic, Cubase, eccetera. Ormai penso che il compositore moderno non possa farne a meno neanche un po'. Noi ti abbiamo conosciuto con la Squad, una piacevole scoperta. Oh, giusto! Quell'esperimento che poi alla fine non ha portato a nessuna parte, sempre fatto da quei due sul server. E sì, è vero, alcuni mi hanno conosciuto lì. Io ti seguo dal botto Cyberpunk, lì molti mi hanno conosciuto. È probabilmente stato il momento in cui il canale è cresciuto più velocemente. Ma le persone veramente hanno certi atteggiamenti che ti fanno salire l'odio, quanti insulti. Ah no, non ti preoccupare, no, non serve l'odio. Tanto c'è sempre la fregna di mamme da dietro l'angolo, è sempre lì in agguato e può essere sempre usata. Va benissimo così. Comunque, anni 90 tutta la vita? Vabbè... Allora, io credo che la musica che ascolti quando hai 14-15 anni ti rimane dentro. Per esempio, io ho compiuto 15 anni esattamente nell'anno 2000, no? 1999 ne avevo 14. Era l'epoca d'oro del punk rock, no? Ecco. Nonostante io sia fondamentalmente metallaro da quando mi vedete, c'è però nel mio cuore uno spazietto che sarà sempre lì e per sempre rimarrà per Blink, Sum 41, Offspring, The Anthem, Bowling for Soup, e per i film di American Pie, My Al College, tutta quella generazione di commedioni adolescenziali americane e di punk rock californiano è stata la mia adolescenza, quindi sì. Ma dico, commercialmente parlando, girava tantissimo. Linkin Park, sì, però quelli sono venuti dopo. Io forse sono uno dei pochi che ha iniziato a seguirti da YouTube con le news, poi la tua simpatia mi ha portato a seguirti anche qui. No, vabbè, molti poi mi hanno conosciuto con le news e adesso un po' di persone mi hanno beccato con gli shorts. Però sì, ci sono quei momenti in cui, diciamo, ti coglie quella cosa... Che arriva e fai quel video, quel periodo in cui c'è quella controversia tipo con Cyberpunk che magari il canale va un po' più virale. Io ti ho beccato per le mini news negli shorts, migliori scoperte dell'algoritmo. Grazie mille. Sono un 85. Sì, io sono un 80. Vabbè, non ci portiamo così tanto. Anche nel metal i migliori anni 90, ma dipende da tante cose, sai. Brivido quando hai nominato Linkin Park, sì, che sono rimasti nel cuore di tantissime persone. Per la cronaca, io ho adorato i primi due dischi. Poi il resto non tanto, non qualche canzone.
Beh, ne avevo 20 nel 99, quindi ti capisco benissimo, sono metallaro anch'io. Sì, sì. Quell'altro 76. Sì, va bene, ragazzi. Non ripetiamo sempre l'ovvio, siamo tutti boomer qui. Io ti ho scoperto con le news. Oh, perfetto. Dopo avendo 17, quasi 18, non ho vissuto quel periodo. Grazie alla gente intorno a me mi è venuta la passione per il rock. C'è tanto da scoprire. Zeno100, ciao. Fondamentale, tu sappi essere incredibile. Incredibile. Grazie, grazie, grazie. Troppo buoni, ragazzi, troppo buoni. Anch'io detesto il mare, caldo, solo i bambini che urlano casino, tutta la vita montagna, pure io. Ubisoft se ne sbatte le lamentele se il gioco vende milioni, appunto. Esatto. Io ti avevo scoperto per la cover di Porzia, poi fino a poco fa non fosse stato per TikTok non ti avevi più rivisto. almeno ha funzionato. Faccio contenuti abbastanza boomer anche lì, però un po' funziona. Gli euro della sponda opposta ai paninari. Ma speriamo in qualche altra controversia. Ecco, sì, nel senso, vorrei tanto che fosse una cosa che parte da me. Però ci saranno degli altri approfondimenti a cui sto lavorando, ragazzi. Siamo grandi, non boomer. Ma va bene anche boomer, bisogna prendere con filosofia questi epiteti. Va benissimo così. Allora, ragazzi, abbiamo passato la prima mezz'oretta di chiacchiere. Io direi, io adoro il mare, o meglio il baretto davanti alla spiaggia all'ombra senza sabbia. Allora sì, allora sì. Se si tratta di andare al mare, arrivare allo chalet, rimanere lì vicino al baretto all'ombra, allora sì, tutta la vita. Rafiero, buonasera, Universi Videogiochi, buonasera, buonasera, buonasera. Montiamo il camion, che poi non è il camion, è la Lamborghini. Esatto, quindi datemi un secondo, ragazzi. Adesso devo fare un attimo un trasferimento. Datemi un attimo. Ok, adesso datemi solo un attimo che lo devo orientare. Ok, ok, così dovrebbe andare più o meno bene. Più o meno. E non dovrebbero esserci schifidissimi... riflessi come c'è stata l'ultima volta. Ok, perfetto. Asim for Rising, ciao. Versus of the Souls, ciao, ti trovo su Twitch? Assolutamente sì. Pensi aumento l'abbonamento Xbox Game Pass potrebbe essere una cosa positiva? Beh, positiva per il cliente direi di no, nel senso che nessuno ama gli aumenti, però può essere una cosa positiva nel lungo termine che magari diventa più sostenibile o sostenibile del tutto o non lo so. E poi ci sono più cose di prima. Benno da 96, grazie mille del follow. Squadra Cimino, ciao, l'importante è che sventri passere. Ma poverini, ho tanto belli uccellini che cinguettano la mattina, o perché li devo sventrare a cannonate o con un colpo di fucile a pompa? Che brutta cosa. Io sono vecchio, altro che grande, vado per in 45. E quindi? Qual è il problema? Avdar, buonasera. I Lego Technic fanno schifo? Non lo so, ragazzi, sono i primi Lego che tocco da quando ho tipo 9 anni. Quindi non ne ho la benché minima idea. D'accordo? Quindi, io direi che adesso... passiamo a questa schermata qui. Ok? Cominciamo a vedere di che si tratta. Nel mentre continuiamo a chiacchierare, ragazzi. Perché tanto voglio dire. Onambi, grazie mille della Subcon Prime. Eccoci qua. Sbram. Ok. Adesso questo lo lasciamo qui. E ora iniziamo ad aprire un po' di cose. Adesso vediamo un po' il manuale. Mi sono perso una cosa. Ok, questo lo teniamo qua.
Xbox è quasi escluso le console con questo. È per la gente che ha effettivamente aveva l'abbonamento console, questo è stato un problema, sì. Allora, questa pubblicità, va bene. Allora, vediamo un po'. Cominciamo. Io direi di fare più o meno così. Beh, lo spazio è abbastanza. Allora, tutti i capelli li hai, io no. Sì, ancora li ho. Lulzim, ciao. Vinco io quasi 52. Va bene tutto, ragazzi. Possono essere pure 79. Scannaporci, grazie mille della sub. Di livello 1 per 2 mesi. Stiamo a 5. Per un totale di 5 mesi. Stiamo a 5 che se il bimbo cresce sempre di più. Vero? Grazie mille. Adesso questi mucchietti, dite che bisogna lasciarli separati? Io francamente non lo so. Quanto aspetti Black Myth Wukong da 1 a 10? Ma direi 7,5. Poi scusa, a quanto pare sembra sia un'esclusiva PlayStation momentanea, ma non bastava dirlo subito perché nascondolo fino a ora. Oddio, aspetta, ma Black Myth Wukong non esce per Xbox? Questa non la sapevo. Cioè, non mi ricordo. Tra tutti i vari giochi in uscita, effettivamente. Ok. La farà il nostro eroe, vediamo. Sì. Sì, ti conviene, sì, altrimenti ci metti il doppio. Oh, ok. Mi sincero non cambia assolutamente nulla. L'aumento di Game Pass, visto che tanto si parla di 3 euro almeno per ora. Sì, beh, ognuno fa i suoi conti, no? Cioè, dipende da quali sono le vostre esigenze. Ok, allora, i vari mucchiettini dovrebbero esserci. Ok. Oh, effettivamente le varie bustine c'hanno cose diverse. Ok. Sì, non mischiarli. Ok, non li mischio. Davvero non tocco un Lego da quando sono un bambino. Quindi non so davvero cosa pensare. Seguite anche di là, ringrazio l'algoritmo per questo bel canale. Rachele, grazie mille. 6 euro di aumento in un anno. Sì. Sventrapassere, scannaporci. Che bella questa community. Certo che sì, ma voglia. No, se no, io sono assolutamente contrario ai termini sboccati. Dopotutto non dico mai la fregna di mammita durante le live o così. Gioco con i Lego, boss, sfiga. Sì, adesso ci proviamo. Vediamo come va. Ragazzi, la qualità come vi sembra? Perché sto usando il telefono. Però da questa inquadratura sembra risultare discretamente. Dai. Cioè, nel senso, poi fra un po' sarà molto meglio, eh. Non è mai troppo tardi per ricominciare? Infatti c'ho un kit Lego davanti. Il castello di Hogwarts, la stazione spaziale internazionale, vari piccoli Lego. Ah, minchia. Allora, ok, tu c'hai quelli che costano tipo 300 euro. No, no. Io ho preso questo kit. Ah, tra parentesi, non vi ho detto una cosa. Questa... Ne ho comprati altri due. No, perché letteralmente costavano 15 euro l'uno in sconto, quindi mi sono detto, vabbè. In caso dovesse andare bene, allora intanto arrivano. Ok. Ho un kit del NES da finire di montare ancora. Oh, ecco, quello sarebbe una figata avere. Io li adoro i Lego, sono solo pieno di action figure e Funko, non saprei dove metterli. A dire la verità non lo so neanch'io. È un'altra delle domande che mi farò nel futuro. Ok, allora intanto io direi che il primo è l'omino. Cavolo, sono così piccoli? Sono diventato ciccione io? Non mi ricordavo che fossero veramente così piccoli. Maledizione. Allora, ah, ce n'è uno intercambiabile. Aspetta. Ok. Luca, il figlio di Naruto. Ciao, grazie mille del follow. Il tennis costa parecchio? Immagino. Allora, questo è intercambiabile, nel senso che si può mettere con i capelli. No? Questa qua. Questo bello minetto. Si può mettere con i capelli. Tipo così, no? Ominetta. Ho fatto un bellissimo acquisto con la TV, lo schermo che si muove a 250 euro. Tipo, ah, ok. Ma sai, chissà cosa stai costruendo? Lamborghini. Adesso potrei
fare assolutamente finta e dirvi che sono un appassionato di macchine e mentirei proprio in maniera categorica. Non lo sono. Ok, va bene. Ok, direi che ci siamo con tanto di chiave inglese. Che però non so dov'è. Ah no, eccola. Ok. Ok, perfetto. Come faccio ad abbonarmi su Twitch con Amazon? Basta che vai sul tuo account Amazon e lo linki con Amazon Prime. Ok, omino pronto. Lo mettiamo qui. E adesso si parte con le cose più serie. Ok. Comunque il fatto di non mischiarli non è servito a niente, perché alla fine sono comunque... non va a strati, nel senso... sono comunque delle cose che bisogna trovare nei diversi mucchietti, a quanto pare. Le barchie devo dire che non aiutano. Il collo lungo Lego l'ho preso su Vinted a 30 euro. Davvero? Ok, no, quello lo voglio. Quello lo voglio. Anche perché ho trovato su Amazon un kit che lo illumina. Fighissimo. Fighissimo. Allora, il Lego che monto è questo qua. Ragazzi, per chi me lo sta chiedendo, è la Lamborghini Lambo V12 Vision Gran Turismo. Eccola qua. Il Lego meno adatto per me, dato che non sono appassionato di macchine, però costava poco. Giusto per iniziare. Ho fatto pezzi nuovi da quando eravamo piccolini e adesso ci sono anche i pezzi da uno. Minchia. Io tengo il Millennium Falcon, speso un botto. Che... ma lo credo bene, minchia. Allora, questo è quello giusto. Però non trovo... che cacchio stanno i pirulini quelli? No, non sono questi. Non li vedo. Ah, eccoli qua. Trovati. Ok. Sto microfono in mezzo ai coglioni. Ok. Scusate un attimo, ragazzi, provo... diciamo... scusate. Tanto mi sentite bene lo stesso, no? Anche se sto leggermente più lontano. Toh, magari questo si può fare. Ok, almeno sto un po' più libero, capito? Perché sennò ho il microfono davanti alla faccia e non vedo... aspetta un attimo, forse è il caso di fare un po' più focus. Forse un po' più vicino, no? In effetti, sì. Ok, dai, ci siamo. Che sei bellissimo, ci ho messo 4 ore a montarlo, cercali su Vinted e si trovano. Vai, questa mi hai dato una buona notizia, effettivamente. Allora, però è divertente, devo dire. Dov'è? Quanto sono? 6, eccolo qui. Bam. Questi, ma aspetta, saranno quelli giusti? Sono di un colore un po' diverso rispetto a quello che mostrava. Nah, sette che compro non li monto neanche perché non ho spazio, perfino mio padre si sta incazzando che a casa sta diventando un magazzino. Posso capire. Montare Lego lo trovo rilassante, in effetti lo è, devo dire, già adesso mi sembra rilassante. E questo mi sembra meno grigio, vabbè, però non vedo altri pezzi come questi, quindi... sarà questo per forza, dai. Ora, vediamo un po'. Due di questi. Però sono quelli grigi. Che a me sembra che siano... oh, eccoli qua. Forse ancora più vicino, vero raga? Sì. Sono ancora in fase sperimentale, eh? Ditemi se secondo voi l'inquadratura è troppo lontana, troppo vicina, non lo so. 52 anni fa si sgridare i genitori imbarazzati. Ah, vabbè, ma capiterà per sempre. Tanto figurarsi. Ok. Poi, allora,
che si sono bianchi si troveranno molto velocemente. E infatti eccoli. Ok. Quelli grigi un po' meno. Che sì, gli occhiali non aiutano un pochino. No, vabbè, non è un problema di vederle. Angel Dark, ciao. Dovevo ancora rimassare i miei bionicle che bei tempi ero. Già. Però ero già troppo cresciuto per quelli. Ok, trovati. Adesso, come funziona qui? Allora, sono questi qua che dovrebbero essere quelli. Non riesco bene a capire. No, non sono questi. Dovrebbero essere proprio solamente piatti. Ok. Mi comprando 2 anni fa mi è stata regalata Batmobile 1989 e a Natale Batwing. Oh, quella prima o poi me la piglio, sì. Quella l'ho già vista, la Batmobile. E prima o poi quella dell'89, no? Sì. Quella è proprio roba mia. Quella prima o poi la becco sicuro. Allora, ah no, sono questi. Ok, no, sono un cretino io. Scusate, ragazzi. Ok. Però ce n'è uno solo. No, ce ne deve essere uno solo. Mannaggia a me. Ok, beccato. JKR, Q e svariati numeri. 1987, anzi, no, svariati numeri. Grazie mille del follow, benvenuto. Allora, no, secondo me sono diversi questi. Sì. Quale saranno? No, sono alcuni pezzi stranissimi che non pensavo neanche potessero esistere. Quanti anni sono passati, madonna. Mi sta facendo tornare bambino questa cosa, però allo stesso tempo mi sta facendo sentire vecchio. Non so come sia possibile, però mi sta accadendo. Un po' come un antistress, un pochetto. No, una montagna, però lasciavo sempre in giro per casa. Mia mamma per pulirmi ne ha buttati tutti. Porca miseria, questo è un dramma. Devo avere ancora uno scatolone da qualche parte, ma sono Lego vecchissimi, tutti completamente mischiati l'uno con l'altro e mancano sicuro un sacco di pezzi. Non ci ho neanche provato a rimettere insieme qualcosa. Mi sono detto che era proprio impossibile. Guarda che pezzi stranissimi che ci sono. Una volta i Lego erano molto più schematici. E per la cronaca non li sto neanche trovando quelli che mi servono. Mi sa che... Aspetta, mi sa che mi sono... no, mi sa che mi sono confuso io e sono questi grigi, vero? Sì. Ok. Ecco, per la cronaca non era difficile. Ok. Mancare pezzi è un problema, crei di nuovo? Dubito che funzionerà così bene. Neil, anche io Star Wars, non disdegno l'Enterprise di Star Trek e quelli di Indiana Jones. C'è un sacco di roba. Ho dato solo una rapida occhiata ai vari kit che esistono ed è proprio una marea di roba. Ma proprio una marea. Non so proprio da dove cominciare, dove metterci mano. Ok. Allora. Dovremmo aver quasi concluso questa parte centrale, diciamo. Allora, sono questi? Se ce n'era uno qui, dovrebbe esserci pure l'altro, no? Dove cavolo sarà finito? Sarà questo? Sì, mi sa di sì.
riesco a capire se sono uguali. Ok, sì, dovrebbero essere uguali. Ma finora siamo arrivati qui. Non è moltissimo, ma... La stai costruendo Lego Lamborghini. Perché? Aspetta, Invece... Penso che... Mi hai detto che tu li facevi in un'ora, per quello ti avevo detto che avevi superpoteri. Mi sa che ho sottovalutato la cosa, vero? E vabbè, dai ragazzi. Casomai lo facciamo in due parti. Non lo so. Vediamo. Mo mi do un po' più di tempo extra sto giro. Consiglio anche la Tumblr. Madonna! però sono quei kit che sono veramente costosissimi, mi sa. Allora... Questi me li ricordo ancora dei vecchi Lego. Per la cronaca, ragazzi, c'è per caso qualche doppione di pezzo Lego dentro che voi sappiate? Per capire se se effettivamente ti danno delle cose in più in caso dovessi sbagliare male, dovessi perdertene uno. Non ne ho idea, eh. Io so la domanda... Visto personale, come sono situazioni sentimentali, il sentimento, sono travolto dai sentimenti. Aspetta. Ma che c'è? No, non è la stessa. Dove? Ah, questo, ok. Sì. Eccolo qui. Vedete che c'è? Forse dovrei prendermi il tempo di raddrizzarli tutti, vaffanculo. Che se no... me li perdo. Vabbè, è un casino raddrizzarli tutti adesso. Allora, questi dovrebbero essere individuabili facilmente, credo. Ok. Vecchi Lego non erano mica più piccoli rispetto a quelli attuali, quelli che vedo sono anni 80-90. Il kit è nuovo, ovvio. Sette signori anelli, però avevo due anelli? Minchia. Oh, bella, giallo! Che pepe vengono a trascinarti fuori casa. Perché? Cos'è? Un Lego forse mostra che ho bisogno di uscire? Potrebbe anche essere. Però sempre che voglio finire a montarlo. Oh, eccolo qua. Finalmente. Quello giusto? Sì. Di che si mette un ordine di colore? Vabbè. E mi avevate anche detto di non mischiarli nei singoli bustini. Deve avanzare qualche pezzetto? Sì, di solito c'è sempre qualche pezzetto in più. Ok. Fatto venire voglia di comprarne uno. Sì, a me è venuto proprio guardando qualcuno che li montava. Ok, e questo invece qui. Ok, perfetto. E va qui così. Bam! Fatto. Ok, e ora siamo arrivati qui, più o meno. Piano piano sta prendendo forma. Oh, adesso bisogna girarlo. E servono i due azzurri. Eccoli qua. Ma ci va? Sì, ci va. Ah no, ci sta però per tua info. Martedì sono venuti Mike e Agni a tirare con l'arco. Quando ti degni di venire tu? Un giorno, succederà. Sono sempre dei pezzi in più, uno di tutti ovviamente, però qualcuno lo mettono, ok. Ma sera cosa montiamo di bello? Lamborghini Lambo V12 Vision Gran Turismo. Non mi chiedete cosa significa questa sigla, perché non lo so. Cos'è sta roba? Ok.
Bene, adesso questi due. Ok, fatto abbastanza velocemente. Adesso. Ok, alcuni sono veramente difficili da vedere proprio subito così. Cos'è un nuovo format costruttore di Lego? Sì, più o meno. Così intanto si chiacchiera. Ho impressionato l'alto livello ingegneristico di questa live. Ma non esageriamo. Nel senso, è un qualcosa di tutto sommato abbastanza semplice da fare. L'ho fatto giusto? Sì, pare di sì. Oltre ad essere un esperimento di base. Sto andando più rapido comunque adesso. Ok, adesso uno tondeggiante così. Sta prendendo la mano, sì, sto iniziando a carburare un pochettino, sì, effettivamente. V12 e il 12 cilindri 48 valvole, quel addirittura 60. Ah, ma per i Lego Store? No, ho solo preso online. Allora, alcune devo mettermi a vederle proprio da vicino, ragazzi, perché sono veramente piccolissimi e non riesci bene a capire che cazzo sono. È orientato giusto? Ma questo è impossibile da capire. Se è orientata giusta. Vabbè, lo scopriremo. Il segreto è partire dai bordi. Ah no, quello valeva per i puzzle. Esatto. No, l'ultima volta che mi sono puntato è perché avevo scambiato uno grigio per uno nero. Però non è questo il caso. Allora, vediamo un po'. È che non capisco se... No, non è. Sono simili a questi qua, che ho già montato, più piccolini, ma... Ogni tanto cambio. Antonio, ciao! Costruisco Lamborghini. Gatta su Malenium, va bene, calma e senza spaventarla troppo... Ok. Insomma, una volta ho scritto Corne e sotto ho scritto i Genesi. Ecco. Bravo Giallo, fai pubblicità. Al tiro con l'arco, va. Allora, sarà questo?
mi sta venendo in mente di aver sbagliato prima, aspetta, scusate. No. Però non sono abbastanza sicuro che non siano questi. Li ho beccati. Eccoli qua. Vaffanculo, girati così. Veramente un dito in culo da trovare. E questi sono un'altra cosa. Questi sono un'altra cosa. Ok. Minchia, sono tre. Perché sono tre? Ah, forse perché ce n'è davvero qualche pezzetto in più. Ok, bene, finalmente. No, ci devo applicare. Ci devo applicare una di queste. Cazzo. Allora, aspetta. Ok, fatto. Caro Coralli, ciao. Fatto. Allora, vedete che c'è una piccolissima decal qua. Questo è il pezzetto che ho appena costruito. Una combinazione buffa di cose. Ok. Merda, adesso devo rifare tutto da capo. Perché c'è l'altro pezzo che è uguale. Ok, però adesso sta piano piano prendendo forma e la parte costruita è di fatto questa qui. Adesso devo fare una uguale a quello che ho fatto. Praticamente. E penso che dovrebbe essere più facile. Ultime parole famose, eh? Questo pezzo stranissimo, madonna. Un po' disorientato da proprio dal tipo di pezzi. Non me l'aspettavo minimamente. Sono completamente cambiati. Quando ero bambino io questa roba è una fantascienza. Elysium, ciao. Marine, salve Snake senza un braccio, devo attaccare domenica, lo faccio. Ok. Dariuve, buonasera, buonasera. Ok, allora, fino a qua ci sono arrivato, ora di nuovo quei pezzettini lì.
Sto cercando un altro di quei triangolini maledetti. No, finalmente. Di qua. Ok, adesso ci va quest'altro. Avrei davvero fatto meglio ad applicarlo sul pezzettino prima di metterlo. Beh, non è poi così difficile. Ok. Ok, a posto. E abbiamo anche l'altra parte che ha le decal. Vedi, da una parte e dall'altra. Molto bene. Ora procediamo a quello da 5. Pirulo qui. Questo è minchiemo. Ah, questo, ok. Vai, ci siamo. Si può fare? Eh sì, piano piano sta prendendo forma in una maniera o nell'altra, sì. Aspetta, ho preso quello sbagliato. Ok. Ok. Si va. Certe volte fatichi un po' a capire dove cavolo vuole andare a parare. Ok. Questo si muove. Mi sta venendo in mente una cosa, ragazzi, non è che per caso forse sarebbe il caso di fare così, vediamo un po'. Perché magari così continuate a vedere quando lo... No, neanche più di tanto. In realtà forse è meglio. Che dite? Sì, sta venendo bene. Non mi posso lamentare. Tutto sommato. Solo che mi conviene fare così. Ok, sì. Allora, adesso questo... Ok.
Quello triangolare lo dovrei beccare subito. Lucine buffe. E questo che non so che minchia è. Questo è da 5 o da 6? No, è da 6, ok. Ok, così più o meno. Ah, mi sa che devo fare la stessa cosa al contrario. Piano piano, oltretutto, diminuendo i pezzi. Diminuendo i pezzi. A volte YouTube è una pattumiera. Oh, tranquilli, tranquilli. Come portare fuori l'umido? È semplice. Fai il sacchettino e lo butti lì, dove sai. Perfetto. Ok. Si va. E Riuve, ciao. Consiglio spassionato, fatti la coda. In effetti avrei dovuto. Vabbè, mo è troppo tardi, mo me ne va, anche perché farsi la coda con le borchie è un grossissimo rischio. Sì, sì, sì. Ok. Stessa cosa di prima. Ok. Bene, adesso vanno combinati insieme così. E adesso? Non ha molto senso sta cosa. Ah, un attimo, Allora, le alette vanno messe, immagino, così. Ok, eccole qua. E queste vanno... No, vanno sempre su quest'altro pezzo. È molto fragile, ragazzi, quindi non vorrei combinare qualche casino da me. Sono quasi certo che di là ci sia la cosa esattamente opposta. Ecco, infatti, l'ho anticipata. Questo si continua a tenere... con lo sputo, però. Ah, ok. Adesso arriva il pezzetto che fissa tutto. Ok. Grazie a Dio. Ok, 1 e 2. È proprio un altro pezzo di macchina questo, ragazzi. Nel senso... dopo andrà ovviamente attaccato a questo. Non so quando, però non so come. Onestamente. Ah, due occhietti. Ok. E questo mo che minchia è? Guarda un attimo. Cosa sono sti due piruli? Cazzo. Ok, questo sì. Ah, tra parentesi, sì, è vero, c'era anche nei vecchissimi Lego. Aia. I pirulini stupidi però no.
Ok. La faccia si completa sempre di più. tipo i fari. Credo che siano questi, almeno. Non ne ho idea. Fatemi solo idratare un attimo. E anche una svapatina. Ciao Tommy. Ok, ce l'ho fatta. Bene. Allora, ok. Adesso cominciano quelli di colore decisamente diverso e dovrebbe essere meno problematico. Ecco, come non detto, un attimo. Che cazzo di pezzi sono questi? Ok. Omino, puoi stare qui. Ah, ne servono due. Ok. Allora, adesso un altro uguale, che però è orientato dall'altra parte. Uno quest'altro pirulo. Ok, che vanno... Oh no, ok, sono un cretino, andava in realtà... Andava messo, ok, ok, ok. Bene, sta continuando a completarsi. Aspetta, un po' sbilenca, fammela raddrizzare. Ok, perfetto. Io leggo Ninja Go. No, ragazzi, ci sono 40.000 tipi di Lego diversi e io proprio ho appena riniziato, quindi c'è sicuramente un sacco di roba che non conosco minimamente. Allora, questi sono semplici da individuare. Questi li avevo già visti molte altre volte. Ah, cazzo, invece no. Ok. Ok, bam, ora è decisamente più completa, ora la struttura ce l'abbiamo per davvero. Oh, momento della barretta. Però... Ma questo va uno a uno, proprio la barretta non deve uscire fuori, non è un supporto per niente, è solo per rinforzare la struttura. Ah, ok, che mi sembrava un po' fragilina, devo dire. I videogiochi Lego sono molto carini, ragazzi, io ne ho giocati pochi, ma quelli che ho giocato l'ho veramente apprezzati. Ok, adesso abbiamo questo, poi l'avevo visto questo, eccolo qui. Questo possiamo anche toglierlo. Poi c'è questo. E poi c'è... Allora, quattro ruote, mettiamole qua da parte, tanto serviranno molto più in là. Affanculo. E anche i copricerchioni, tanto sono individuabilissimi. Non sarà un problema beccarli. Così come queste. Sono molto evidenti. Più questa, ecco.
Mi sa che è meglio iniziare, va. Almeno vado facendo e capisco che cazzo di cosa. Ah, ok, eccolo. Ok. A posto. Risolto l'arcano. Ecco, ora però questa che è? Ma tu guarda. Guardate sto cavolo di pezzettino. Ma quando mai nel Lego c'è stata una cosa del genere? Tanto da mettere esattamente qui. Quando mai nel Lego c'è stato qualcosa del genere, disse quello che non ci gioca da quando ha 9 anni. Ok. Bam, mi sa che è parte della scocca questo qua. Mi sa tanto di sì, eh? E infatti eccolo. Ah, perché si apre? No, vabbè. Ok, inizio. Ora capisco dove volevano andare a parare. Mi sembrava occhiali miniatura per un attimo. Eh sì, un attimo. Mi sono detto, ma che minchia. Ma questi sono stranissimi da montare. Scusate, adesso lo sto nascondendo un attimo, ma non ho bisogno di un attimo di concentrazione perché questi sono veramente strani. Allora un po'. E si muovono pure questi. Vi giuro non me l'aspettavo. Ok. Bello. Le Pandora, ciao. Grazie mille di essere passate in live. Ok. Ora. Questi altri due. Aspetta un attimo. Allora, mi sa che non sono uguali. Ok, trovato. Stava cappottato. Ok, allora. Questo qui. Aspetta, almeno credo. Sì, e questo. Ok, perfetto. E poi di là. Dove sta quella? Ah, eccolo, ok. L'avevo proprio sotto gli occhi, che ebete. Bellino, eh? Sì. Molto carino.
Ok, mo qua mi dice apri il pacco 2, quindi dovevo farlo dopo. Maledizione. Ok, quindi tutta questa parte che è di qua, tutto questo blocco potevo non curarmene minimamente, vero? Sì, fino a questo momento. Bene. Quindi l'ho aperto inutilmente. D'accordo. Avrei fatto sicuramente un po' più ordine. Volendo puoi scaricare le istruzioni anche in PDF dal sito, le trovi troppo piccole e metti a schermo e ingrandisci. Ah, vabbè. Avevo detto di aprirle una alla volta. Ma questi invece no. Nel senso, questi era assolutamente necessario aprirli tutti. Praticamente uno. Devo aprirli tutti tranne uno. Lo studio di istruzioni è importante. Ma praticamente devo aprirli tutti tranne uno. La cosa mi è sembrata strana. Vabbè. Comunque, poco male. Ok, sta decisamente prendendo forma adesso. È un po' instabile ancora. Bene, come non detto, perché è arrivato esattamente il pezzo che serviva mettere. Almeno credo, ok. Ok, decisamente sta prendendo forma adesso. Oh oh, ok, calma, adesso ci sono le decal. Allora, dov'è? Allora, piano o per volta. Nel 13, ok. E poi quest'altro che è il 19. Bam. Ecco qua. Uso pinzette e stecco di ghiaccio. No, vengono via facile. Va benissimo così. Ok. Ma devo controllare una cosa, eh. Ok, quindi per ora queste via. Adesso. Poi quest'altro. Ok. Nuova fase. Sarebbe
questo. Ok. Ah, giusto, c'era quel pezzo veramente assurdo di prima. Questa sembra un'ascia, tipo. Ok. No, questa è stranissima perché è proprio orientata verso l'alto. È proprio calcolata come cosa. Eh sì, e si muove pure. Sembra più una specie di Batmobile, ce l'hai anche magari. No, no, purtroppo no. Da quasi. Ok, però vabbè, sempre più andando avanti si semplifica gradualmente perché ovviamente sono meno i pezzi. Ok. Ah, di pezzi assurdi ce n'era più di uno. Bene. Questo pezzo che sembra un'ascia è veramente, veramente stranissimo, Madonna. Porca troia, è caduto. Aspetta. Io questa cosa è uno dei miei terrori, purtroppo, perché per il tipo di pavimento che ho, poi ritrovarli se cadono è un casino. Tanto non mi sembra solido per niente a me comunque questa cosa. Possiamo chiedere, vogliamo la morte nera da 40.000 euro e una maratona di 24 ore per montare. Esatto. Mi viene il dubbio di averle montato sbagliato, ma boh, no, non credo. Non credo proprio. Boh. Forse manca un rinforzo che ancora non c'è. Potrebbe essere benissimo. Aspetta un po'. Perché un altro di questi, davvero?
Sì. Ho un'altra decal, perfetto. Tipo di pavimentazione è quella sottospecie di marmo con un sacco di pietruzze in mezzo che quando qualcosa cade scompare, santi Dio. Ok, eccolo qui. Fa caldo con le reti alle mani anche se bucate? No, non particolarmente. Grazie a Dio. Allora, poi questa è un'altra cosa, però. Una cosa diversa proprio. Ok. E un'altra decal. Quanti cavolo sono in questo kit? Ok. Sì, si mimetizza alla grande. Ciao Sebastiano. E se non hai gatti, vero? No, non ho animali domestici. Ok. Che figo. Ma che bel pennacchio. Johnny Good, ciao. Ti capisco, sia a casa che qui dove lavoro questo tipo di pavimento. Eh sì, è un macello ritrovare le cose. Quando cade qualcosa, sì. Allora, adesso stessa identica cosa. Macchina stai costruendo? Lamborghini. Ok. Ora, stessa cosa di prima. Un simpatico pezzettino. E altra decal. Applicare sta cacchio di decal è proprio il rischio. Allora, e si deve fare tipo questo. Sto pensando, ragazzi, che forse sarebbe proprio il caso di averla tipo qua sulla spalla, tipo. Così quando faccio ancora di più magari. Aspetta.
Scusate un attimo. E ho trovato più o meno un equilibrio. Più o meno. Ok. Ora si tratta di metterlo esattamente qua. Ok. A posto. Ed eccola qui. Fino a qui. Sebastiano, grazie mille della sub con Prime. Grazie, grazie di cuore. Molto figa, eh? Sì, mi piace. Dove cavolo dovrebbero andare questi? Ah, ok. Non l'avevo visti. Si confondono. Allora. Sono qui. Uno qui. Vanni, grazie mille della sub in regalo. Grazie, grazie, grazie. Vedi cosa ci vorrebbe? Una lucina. Il mio vicino alla tastiera l'hai chiamato Ferruccio? No, no, non che io sappia almeno. Allora, aspetta che queste sono di due tipi diversi. Aspetta, ok. Vabbè, mi sa che ho fatto prima quella dall'altro lato, ma vabbè, è uguale. Yes. Immagino che di qua ci sia esattamente quella da speculare. Ok. Bam. Minchia, un'astronave sta diventando. Ok, adesso. Che cavolo è sto a fare? Ok. Sì, alla faccia del sì, alla faccia del design futuristico. Sì, ma non riesco a capire se sono grigi. Mi sa di sì. Perché neri non ci sono.
Ma che ora stai costruendo? Alle 22.58. Gli Astrobot per PC, Christian, parlo molto bene. Tu cosa ne pensi? Anche io ho sentito gran cose. Sì. Ciao, Re, ciao. No, Meccano? No, no, è Lego, proprio. Il mio gioco maledetto Animal Well mi sta facendo impazzire male. L'ho provato. Molto carino. Ok, adesso questi maledetti pezzettini qua. Sono uno e due. Io devo mettere le decale che sono sottilissime. Adesso scusate, ma dovrò un attimino ignorare la cam perché questa devo proprio farla con la massima attenzione. Abbiate pazienza. Come gli è venuto in mente fare queste striscette rosse da appiccicare? Scusate ragazzi, è qua. finalmente. Da che ora stai costruendo? Un'oretta all'incirca, più o meno. Non siamo lontani dalla fine. Pezzi serigrafici, è veramente un grandissimo dito in culo, sì. Ok, ah, poi c'è questo che copre, mi pare che ce ne sia uno solo, quindi questo dovrebbe essere stabile così. Ah, va, ok, questa pure è. Ok, giusto. Ecco qua il pezzetto. Bene, allora adesso c'è questo. Poi andiamo un po'. Questo qua. Pezzetto buffo più. Queste due cose che mi sembravano due padelle, invece erano due padelle stilizzate, no? Queste due. Già. Invece no. Cavolo, aspetta. Figurati se su questo alettone non c'era una decal. Che mi è riuscita proprio velocemente a prima botta. Fai disegni su commissione? Decisamente no, perché non so disegnare. Scannaporci, grazie mille dei bits. Grazie, grazie di cuore. Andata molto bene. Anche è vero che per una macchina in un certo senso magari la vuoi fare pulita. Ammesso che
Ok, e ora questo. E questo come diavolo dovrebbe... No! Ma sul serio? Così? Canapocci, grazie mille dei bits di nuovo. Grazie di cuore. No! Non l'avevo mai visto usare... Questi tondini c'erano anche un tempo, ovviamente. Non l'avevo mai visti usare così. Mai visti proprio. Assurdo. Ok. Che diavolo sta diventando? Sì, veramente una figata. Però aspetta che l'ho messi... Ops. Dal lato sbagliato. Ok, adesso sì. Tutta incastro, guarda. Pam. E rimane così. Ah, adesso ho capito. Ok. Mi sa che continuerà a capitare con il Lego di... Ah, giusto. Ah, mi dice proprio di piegarli così? Ok, adesso... Andiamo... Sono quelli grigi, sì. Ah, funzionano al contrario questi. Aspetta, aspetta, aspetta. Ok, sono di due tipi diversi. Uno femmino e uno maschio, praticamente. Ma tu guarda. Ok. Questo all'inizio non capivo. Guarda dove va sto coso. Proprio qui. Eh sì. Bene. Prende su GT7 Stalambo, poi ho visto i crediti che ho realizzato di essere povero anche nei videogiochi. Sì. Sì. Posso capire, sì. Allora, adesso. Com'è che funziona qua? Ok, questa qui.
Ok. Diciamo un rinforzo nella parte centrale sono questi qua. L'unico pezzo bianco di tutta la composizione. Poi c'è questo. Due tondini dove... Qui. Ok. Poi... Oh! Mo' i pezzi grossi. Ventitré e... 18. Ok, e uno. Perfetto. Eccolo qua. Pensavo che la macchina si muovesse molto di più e invece in realtà era solo per piegare le cose in una certa maniera, ma minchia, guarda che forma che hanno creato con il Lego. Impressionante. Ah, ok. Questo piuttosto facile. Ok. Ora decisamente la macchina ha assunto la forma quasi definitiva. Ora questo. Questo. E indovinate un po', una decal. Qui, esattamente qui. Immagino ci sia da fare la stessa identica cosa dall'altra parte.
E decal numero 6. Ancora sonno? 20:40 finirei tutto, spero anche prima. Possiamo, sì, ma il camion dei pompieri mi sa che è un casino. Parlo. Veramente un casino. Oltre magari a costare l'ira di Dio. Ok. E quindi questo va dalla parte opposta. Ok. Ora c'è da mettere questo. Ma ci sono questi altri due di pezzi. E decisamente ci siamo con la forma. Immagina se ti cade e si smonta. Fammi toccare i cosiddetti, va. Wow, ok. Pieno di decala, aspetta. Ok, tutte decalco, abbiate pazienza, mo mi devo concentrare un attimo perché se no faccio delle cazzate. Ok, siamo quasi. Ok, perfetto. Cacchio, scusate un attimo. Sono un maledetto idiota. Ho scordato ad attaccare il telefono. Sono proprio un cretino, scusate un attimo, ragazzi. Datemi un attimo, scusate.
Mannaggia. Sono un cretino, mi è morto il telefono. Come si chiama? Lego Lamborghini Lambo V12 Vision. Guardate, intanto qua ragazzi mi tocca aspettare un attimino che riparte. Sì, si è scaricato il telefono. Che sono un cretino, avrei dovuto riattaccarlo. Sono proprio un imbecille. Non so come ho fatto a scordarmi. Nel mentre, ragazzi, ne approfitto per mettere un paio di decal. Tanto queste non avrei potuto mostrarvele perché sarebbe stato veramente troppo complicato. Decisamente troppo. Ok, molto meglio. Ok, datemi solo un secondo che la faccio ricaricare un altro pochino. Talicedro, ciao. Bellissima serata, sono tornate le mie figlie per chiedere soldi e spendere le bancarelle, non se li possono farmare per conto loro. Il farming mi sa che è una cosa che va... Banner dell'obiettivo che copre tutto. Ragazzi, aspetta. Uno schiaffo qua su. Magari dà meno fastidio. Datemi un attimo, eh. Ok, rieccoci. Ok, dicevo. Eccoci qua. Ah? Fa la sua porca figura. Ora proseguiamo. Aspetta che devo cercare di fare un po' di più. Sì, decisamente. Adesso altri due pezzetti. I due. Questi due, i motori dietro non si tengono per niente. Vabbè. Mani, ciao, grazie di essere passata.
Adesso comunque fra non molto stacchiamo anche noi, eh. In effetti ci ha voluto molto più tempo di quanto immaginassi. Prossimo Lego va fatto in due parti per forza. Rilassante, speriamo ti aiuti con il sonno. Al momento non tanto, perché sono teso per il fatto di dover fare bene tutto quanto. A dir la verità. Però vabbè. Per adesso... adesso più o meno funziona. Ok. Questo. Al contrario. No. Ok, sì. Giusto, e ci va una decal. Simone, grazie mille della sub con Prime, grazie, grazie di cuore. Ci va questo qui invece. Ok. E questa copertura qua. Perfetto. Ok, sì. Oltretutto, ragazzi, mi sa tanto che questa inquadratura è decisamente migliore, nel senso sto riuscendo a farvi vedere molte più cose. E, ah minchia, un'altra decal, aspetta. Mi rendono sempre irrequieto perché... Bam. Ok. Dove minchiavamo questa? Ok, va qui. Bam. Alla faccia, ok. Adesso mi sa che ce n'è uno uguale dall'altra parte. Eh già. Va bene, ci siamo quasi però. Ops. Scusate, sono un cretino io, devo partire da questo. Ma ero allarmato, dove cavolo è questo? L'avevo usato io male. Ok. Poi serve... questo qui. Perfetto. E altra decal arriva. Mica è diventato un ASMR.
casomai li faccio. Comunque per la cronaca no. Allora, se conviene. Bam. Ok, sì, orientata giusta. Poi l'altro. E blocca questi due. E fa questo. Questo qui che va a coprire. Perfetto. E poi... Cos'è un SMR? È una voce suadente che dovrebbe cullarti più o meno in questa maniera, cringe. Ok. Fatto. E adesso va qui. Ecco qua. Dovrebbe essere più o meno giusto, no? Sì. La parte dietro del motore è veramente fastidiosissima. Da un po' che non vedo le tue live, hai visto? Ora ci siamo. Questo che cavolo... Oh, allora. Ecco qua, manca la calottina, che però avrà bisogno di... No, esattamente... Uno. E due. Inizialmente mi sembravano due chiavi inglesi queste. E adesso va messo qui dentro. Meno così. E... Bam. Aspetta, ma ci manca un pezzo, sono un cretino. Mi sembrava di... C'era quello scacchetto giallo che... Ragazzi, siamo molto vicini alla fine, anzi credo che sia quasi l'ultimo passaggio questo qua. Ruote. Da che lato? Immagino questo. No, gira pure. Pensa te. Ah, un po' più bella, eh? Sulla confezione gli dà giustizia al video, è proprio figa. Vero? Sì. Dal vivo è davvero figa. Posso confermare. E adesso, ultimo passaggio. Ovvero altre due ruotine.
Signori, la macchina è completa. Oltretutto è apribile così e così. Tecnicamente anche qui questi si possono aprire. Però questo è veramente molto instabile, la parte del motore dietro. Eh sì. Sì, è davvero molto molto bella. Yeah! Siamo arrivati alla fine. Adesso c'è la serie Speed, che c'è anche, ovvio, il bel gippone, non mi dispiacerebbe affatto. Ok. A posto, ragazzi. Ci siamo. Oh. Ora possiamo anche distanziare un attimino questa cosa. Yeah, ce l'abbiamo fatta! Evviva! Anzi, adesso sembri il sosio più giovane di Pino Scotto, il famoso sosio. Lo so. Vai, Jack! Eccoci qua. Bene, ragazzi. Penso che ora possiamo mostrarla in tutto il suo splendore. Eccola qua. Sì, finalmente la vedete anche con un po' di qualità in più. Ecco l'altra cam. Molto carina. Ci farò i post su Instagram. La metterò sulla cosina rotante per fare i post fighi. sì, ci sono un po' di pezzetti extra in effetti. Vabbè, giustamente ci vuole anche l'omino. O l'omina. Vicino. Tanti sacrifici. No, vabbè, è una cosa divertente questa qui. 5 anni in fabbrica, sì. Bella, vero? Sì, adesso scusate che... Datemi un secondo, questa stava puntata a cazzo di cane. Datemi un attimo, La riporto al suo posto. Bam! Non vediamo se l'ho azzeccata la centratura di quell'altra cosa. Quell'altra cam. Vediamo un po'. No. Neanche un po'. Vabbè. Non fa niente. E sai che esiste il lavoro di ingegnere assistente di montaggio Lego per aiutare a montare i Lego? Beh. Vabbè, sì. Voglio dire. Esistono ogni genere di lavoro inutile. Alcuni modelli sono così complessi che ci vogliono 4 persone per 3 giorni di fila? Vabbè, sicuramente non i modelli che mi posso permettere io in questo momento. Quindi, ragazzi, questa era Lego Speed Lamborghini Lambo V12 Vision Gran Turismo. Ora, quello che avete visto, ragazzi, è ovviamente un esperimento. La live mi sono reso conto che solo verso la fine è andata meglio, nel senso... Ovviamente devo ancora trovare un po' la formula per portarvi diciamo le cose con le giuste inquadrature, eccetera. Piano piano, ciao Baldox. Piano piano cercherò di migliorare. D'accordo, questo era un primo esperimento, ma arriveranno un altro paio di Lego, quindi sicuramente potrebbe essere quasi un appuntamento settimanale, perché un Lego di questo tipo va montato probabilmente in 2 tornate, no? Per fare quello che si conviene. Grazie per purtroppo i problemi di staccare. Buonanotte. Ciao Bonambi. E va bene, ragazzi, allora, è mezzanotte, quindi abbiamo fatto decisamente tardi. Ok? Quindi ci salutiamo qua subito di corsa e ci diamo appuntamento alla prossima live, che sarà domenica con la serata iscritti e followers. D'accordo? Guarda la telecamera, fa vedere la tua posizione con la lampada in faccia, più o meno. In realtà ce n'ho tipo 5 di lampade in faccia.
di varia natura. Bene ragazzi, dai, spero che siate stati bene, noi ci vediamo molto presto, mi raccomando seguitemi qui su Twitch se ancora non l'avete fatto, pigiate quel bel cuoricino, abbonatevi con Twitch Prime se ne avete la possibilità, che aiuta davvero tantissimo il canale, seguitemi anche sui social come Instagram, Telegram e TikTok dove c'è la community, supportate il canale tramite i vari link affiliati come Amazon, Instant Gaming o tramite il Patreon e iscrivetevi anche ai miei due canali YouTube, trovate tutti i link qui sotto o tramite il bot in chat. D'accordo gente? A presto!